È uno dei festival più attesi e prestigiosi della penisola. Teneramente di anno in anno ha saputo conquistare migliaia di appassionati di musica, danza e teatro, accogliendo tanti italiani quanti stranieri nella suggestiva cornice dell'anfiteatro nei giardini del Vittoriale di Gardone Riviera. Il cartellone musicale annuncia nomi di altissimo profilo nazionale e internazionale ed è confermata anche per questa edizione l'iniziativa Teneramente a quattro zampe. Ma tante interessanti sono le novità che illustra ai nostri microfoni Viola Costa, direttore artistico del festival. Abbiamo annunciato finalmente la grande danza che torna, mi mancava e sarebbe stato veramente un dispiacere avere un cartellone monco quest'anno, che il cartellone musicale è così bello. Arriva la Carmen di Amedeo Amodio con Davide Dato, che è veramente un grandissimo ballerino, si sprecano i paragoni, si sprecano sempre, ma diciamolo, perché quando lo sento definire il nuovo Roberto Bolle, veramente c'è qualcosa che si muove da tutti i punti di vista. È primo ballerino del Teatro dell'Opera di Vienna, protagonista del concerto di Capodanno anche nelle ultime edizioni, sarà una serata meravigliosa. Il 30 di luglio, ma poi c'è il 14 di luglio, la serata conclusiva, la sfida finale, io dico, del premio per attori più luce, che quest'anno avrà un padrino d'eccezione per la sua prima edizione, presidente di giuria il grandissimo Gabriele Lavia, che peraltro aprirà la serata del 14 con un suo spettacolo dedicato alla poesia, non poteva che essere così, alla sua poesia del cuore, che è quella di Giacomo Leopardi. Quindi Lavia dice Leopardi e poi sfida finale del premio più luce il 14 di luglio. Ma poi c'è l'appuntamento che più mi sta a cuore, e quindi quello del 1° di giugno, realizzato in collaborazione con Yamaha, notturnale Teneramente, tre concerti notturni per poter godere del Parco Monumentale del Vittoriale sotto le stelle della notte, alle 10.30, 22.30 sulla Regia Nave Puglia, la banda Osiris, alle 23.30 alla Fontana del Delfino, stesi sul coperte sul prato sotto il MAS a guardare le stelle, e il piano Wi-Fi Concert con Andrea Vizzini, un grande pianista che suonerà musica classica e un attore accanto a lui reciterà alcuni testi poetici ispirati al tema della notte, e il pubblico lo ascolterà e lo potrà sentire soltanto con delle speciali cuffie tecnologiche, evidentemente cuffie wifi senza fili, con delle lucine blu, quindi avremo tutte queste lucciole sparse nel Parco del Vittoriale, ripeto, stese su questi plaid a guardare il cielo e ascoltare 40 minuti di musica alla Fontana del Delfino. E da lì ci si sposta a 12:30 fino, non abbiamo limiti, a notte inoltrata, con Cosmology of Bach e quindi Cesare Picco con un DJ che suoneranno due pianoforti, e poi ci sarà il sound engineer che elabora con l'elettronica questa analisi che Cesare Picco ha fatto, questa scomposizione della musica di Bach, fino ad isolare delle cellule sonore e delle formule quasi che stanno alla base delle composizioni melodiche di Bach, quindi mescolando musica classica, classica contemporanea, musica totalmente improvvisata e musica elettronica. L'ingresso a tutti questi appuntamenti è completamente gratuito, quindi veramente sarà una grandissima festa nell'ambito della manifestazione istituzionale del Vittoriale. C'è un concerto completamente esaurito in ogni ordine di posto, che è quello per LP, c'è un altro concerto che è la seconda serata di Ben Harper, che pure è esaurita, però ci sono biglietti ancora per la serata precedente, quindi quella del 10 di agosto, i biglietti sono tutti in vendita sul sito www.anfiteatrodelvittoriale.it. Ci sono spettacoli anche al Laghetto delle Danze, la finale del premio più luce è una, ma poi ci sono anche due concerti, ci sono Tigran Amasyan quest'anno e Richard Gaiano per la rassegna nella rassegna Teneramente Oltre, quindi queste musiche di confine, per cui pianoforte nel caso di Tigran e poi fisarmonica con il grande. Grazie di aver ricordato questo servizio molto prezioso realizzato con il gruppo Arriva, che cura peraltro il trasporto di linea, e funziona proprio così, cioè all'andata si può utilizzare un qualunque autobus di linea, ma il gruppo Arriva istituisce una corsa straordinaria per il ritorno verso Brescia e verso tutte le località situate lungo il percorso. Il biglietto per usufruire anche del ritorno si deve acquistare per forza in un'unica transazione solo sul sito anfiteatrodelvittoriale.it, quindi si acquista soltanto online. Lo si può comprare, costa 9 euro per l'andata e il ritorno, sia contestualmente all'acquisto dei biglietti sia successivamente, quindi chi avesse già comprato il biglietto per uno dei concerti in anfiteatro, indifferentemente per uno qualunque, può adesso sul sito acquistare il biglietto per l'autobus, e se decidesse anche all'ultimo minuto di scegliere un metodo ecologico, economico, risolvere tutti i problemi di parcheggio e raggiungere il Vittoriale in totale tranquillità.